Benvenuti, sono Matteo Carlesso, Rosteria Pedrocchi di Romano del Zelino. La ricetta che andiamo a presentare oggi sono delle tagliatelle agli asparagi DOP di Bassano del Grappa con gamberi rossi e una finta bottarga. Gli ingredienti per 4 persone sono 320 g di tagliatelle alle ortiche, mezza cipolla bianca tritata, 400 g di asparagi bianchi DOP di Bassano, 12 gamberi, 8 uova, sale, pepe, 75 g di zucchero, 75 g di sale, aglio tritato, vino bianco secco. Per prima cosa andiamo a preparare la finta bottarga. Prendiamo le uova, le separiamo l'albume dal tuorlo. Adesso prendiamo il sale e lo zucchero che abbiamo mischiato prima bene e andiamo a coprire il tuorlo dell'uovo. Lo lasciamo marinare per circa 12 ore. Questo è il risultato finale. Dopo 12 ore di marinatura, il tuorlo avrà raggiunto una consistenza tale per poter essere grattugiato. Prendiamo degli asparagi di Bassano DOP, li andiamo a privare della loro buccia. Li tagliamo a lamelle. Adesso con l'aiuto di una padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, lasciamo che si scaldi molto bene l'olio. Con l'aiuto di un cucchiaio inseriamo della cipolla tritata. Bene, facciamo rosolare bene la cipolla. Una volta che è rosolata bene, andiamo ad inserire gli asparagi. Li spadelliamo un attimo. Andiamo a mettere un po' di pepe e aggiustare di sale. E lasciamo cucinare per circa 5 minuti. Proseguiamo con la preparazione dei gamberi, li andiamo a sgusciare. Ok, dopo aver fatto questo prendiamo una padella, mettiamo dell'olio extravergine, dell'aglio tritato, facciamo rosolare un po' ed andiamo ad inserire i gamberi. Abbassiamo leggermente il fuoco per non far bruciare l'aglio, spadelliamo un po'. Andiamo ad aggiungere del sale, del pepe, andiamo a sfumare con del vino bianco secco. Ok, una volta ristretto il sughetto lo mettiamo da parte. Proseguiamo con l'inserimento degli asparagi assieme ai gamberi rossi. Proseguiamo con la cottura delle tagliatelle, le tuffiamo in abbondante acqua salata per circa 5 minuti. Ultimata la cottura della pasta, andiamo a spadellare il sugo precedentemente fatto e la nostra pasta è pronta. Proseguiamo con la preparazione del piatto, ci aiutiamo con una pinza ed un mestolo. Inseriamo nel piatto. Ultimiamo con i gamberi. Prendiamo la grattugia e grattugiamo sopra la finta bottarga. Goccio d'olio extravergine di oliva. Ecco le nostre tagliatelle alle ortiche con asparagi DOP di Bassano e gamberi rossi con finta bottarga. Per questo piatto abbiamo pensato di abbinare un vespaiolo di Braganza DOC, vino tipico della provincia di Vicenza.